È appena iniziato il mese di novembre e prima di andare a parlare del come organizzare al meglio i propri obiettivi per poterli concretizzare nell'arco di questi 30 giorni attraverso la tecnica dei 3 step, vi voglio nel modo più assoluto augurare un ottimo mese, un ottimo inizio e ovviamente un buon proseguimento per quello che è il mese di novembre. Ma bando alle ciance e andiamo a vedere questi 3 step per poter riuscire a concretizzare al meglio i propri obiettivi. Appena spiegata la regola, poi vi parlerò dei miei obiettivi per quel che riguarda questo mese e ci tengo sin da subito a dirvi che se volete commentare con i vostri obiettivi di questo mese sarei contentissimo, oppure se volete rimanere nel privato potete scrivermi tranquillamente su Instagram e trovate il mio profilo qui sotto in descrizione. Detto questo, andiamo a vedere qual è questa regola dei 3 step e quali sono proprio questi 3 passaggi che vi aiuteranno moltissimo a poter concretizzare quelli che sono appunto i vostri obiettivi. Partiamo dal fatto che un obiettivo in realtà dice tutto e dice niente, e mi spiego meglio. La mia classificazione di quelli che sono gli obiettivi, per far sì che essi lo siano davvero, che non siano buoni propositi come si fa generalmente all'inizio dell'anno, che sia o quello scolastico, quindi settembre, poiché dopo l'estate, dopo le vacanze, si rinizia da zero praticamente, oppure l'anno solare, quindi l'anno vero e proprio che inizia il 1 gennaio. Infatti si stila solitamente una lista di buoni propositi e non di obiettivi. Vi faccio una piccola differenza al volo per farvi capire proprio che cosa ci sia di diverso tra un buon proposito e un obiettivo. Un buon proposito potrebbe essere voglio rimettermi in forma. Non è assolutamente un obiettivo, perché 1. Non c'è la componente temporale, 2. Non c'è una componente numerica che ci aiuti a definire un percorso vero e proprio, e 3. Non c'è il mezzo, quindi il modo su come rimettersi in forma. E adesso invece andiamo a vedere come trasformare quello che è un buon proposito, come il voglio rimettermi in forma, con un obiettivo vero e proprio. Voglio perdere 10 kg allenandomi 50 volte in palestra nell'arco di 6 mesi. Questo è un obiettivo perché ha tutte le componenti giuste al posto giusto, cioè alla componente temporale, alla componente numerica e viene specificato anche come poter raggiungere quell'obiettivo. Un obiettivo però non è abbastanza, infatti bisogna fare una diversificazione tra quello che è un macro obiettivo, come appunto quello del perdere 10 kg allenandosi in palestra 50 volte in 6 mesi, e un micro obiettivo. E i micro obiettivi a loro volta si dividono in altri micro obiettivi. Un micro obiettivo potrebbe essere un micro obiettivo trimestrale, mensile, settimanale, giornaliero, addirittura orario, ma quello poi ci si arriva ovviamente quando si va a programmare una giornata ora per ora, ma è uno degli ultimi passaggi di quando si va a creare una lista di obiettivi. Dato per buono che voi abbiate già un macro obiettivo ben strutturato e poi dei micro obiettivi ben strutturati, andiamo a vedere come andare a concretizzarli durante questo mese con la tecnica dei 3 passaggi. Se per esempio il vostro macro obiettivo, quindi l'obiettivo annuale è quello di leggere 50 libri, dovete leggere all'incirca 4 libri al mese. Di conseguenza, dato che non tutti i mesi sono uguali, il primo step dei 3 dei quali vi parlerò potrebbe essere il seguente: leggere un libro in un mese. Il secondo step invece sarebbe quello di leggere 2 libri in un mese, e il terzo ed ultimo step è quello di leggere 4 libri in un mese, ovvero raggiungere il micro obiettivo che vogliamo raggiungere davvero. Si potrebbe anche aggiungere uno step successivo, che è il quarto, diciamo lo step bonus rispetto a questi 3 dei quali vi ho parlato, che potrebbe essere leggere 6 libri, quindi andando oltre quello che è il nostro micro obiettivo mensile. E questa del 3 e quella del 3 più 1, quindi i 3 step più quello bonus, sono due tecniche tra loro diverse, ma noi andiamo a vedere quella dei 3 step, che è un pochino più semplice, soprattutto per chi è all'inizio di crescita personale. Crescita personale che su questo canale è trattata moltissimo ed è per questo che ti invito, qualora tu non l'abbia già fatto, ad iscriverti a questo canale, poiché manca pochissimo al raggiungimento dei 450 iscritti. E soprattutto a lasciare un like a questo video che per me è molto importante perché mi fa capire che questo video ti sia piaciuto e soprattutto mi aiuta moltissimo con l'algoritmo di YouTube che non è che funzioni sempre benissimo. Torniamo però ai nostri 3 step. Il primo è un micro obiettivo proprio minimo, ma perché inserirlo? Perché una volta che andrete a depennarlo avrete più carica per proseguire con gli altri step. E ora vi racconto in breve come mi è venuta in mente questa tecnica. Ero al cinema e come ben sapete lì vendono i popcorn, almeno nel cinema dove vado io, vendono un popcorn piccolo, facciamo finta a 4 euro, il medio a 5 e
e il grande A8, che è una tecnica di marketing proprio base che utilizzano in tantissimi. Quindi il piccolo, vabbè, costa 4 euro, però dice, vabbè, il 5 ha molti più popcorn, quindi prendiamo il secondo e non il primo, spendendo un euro in più. Il che, ovviamente, si ricollega anche al nostro secondo step, quello dei due libri letti. Il primo è qualcosa di raggiungibile facilmente, il secondo step, quello dei due libri, è già qualcosa di buono, e poi dobbiamo puntare ovviamente ai 4 libri, che sono quelli che vogliamo raggiungere e leggere nel corso del nostro mese. Quindi c'è differenza ovviamente tra leggere un libro e leggerne 4, ma dependendo dei vari step e arrivando poi a quello che è lo step che in realtà desideriamo davvero concretizzare, allora saremo motivati proprio a raggiungere quest'ultimo. Quindi è una tecnica in realtà molto psicologica, che però può aiutare in primis a tracciare i vostri risultati e in secundis a motivarvi, che soprattutto quando si inizia ad arrivare un po' stanchi alla fine dell'anno serve davvero molto. La motivazione inizia a decrescere, è anche giusto quindi ritrovarla, e perché no con questa tecnica psicologica dei 3 step. E ovviamente questa tecnica può essere utilizzata per qualsiasi macro obiettivo o micro obiettivo che sia. Quindi se il nostro macro obiettivo è quello di leggere 50 libri in un anno, ovviamente possiamo giocarcela anche qui con la tecnica dei 3 step. Il terzo step sarà proprio i 50 libri, il secondo i 25 e il primo step quello dei 12/13 libri. Ovviamente potete aggiungere o togliere quanti step sia di vostro gradimento, possono essere 5, possono essere 7, ma non esagererei troppo, e almeno inizialmente utilizzerei il 3 come numero di partenza.